Signore e signori, buonasera. Eccoci a una nuova puntata di Giallo Pistoia TVL. Ne approfittiamo per fare a tutti gli auguri di Buona Pasqua, visto che l'uscita coincide con la Pasqua. E oggi abbiamo una gradita ospite, un gradito ritorno, Silvia Volpi con Il silenzio dell'erba, Cobo Edizioni, Cobo Original Edizioni. Silvia Volpi è venuta da noi qualche anno fa, se ne parlava prima, è nel 2020, proprio ai limiti più o meno di quando poi cominciò tutta la grande tragedia della pandemia, che ancora va avanti con alti e bassi, speriamo più bassi che alti, ma perlomeno ora se ne parla meno, quindi è un giallo anche quello. Ogni tanto c'è dei gialli, no? Se ne parla a tutte le ore, poi arriva qualche argomento ancora peggiore e ruba la prima pagina. Ma noi rimaniamo fedeli ai libri e non ci roviniamo la Pasqua. E il libro di oggi appunto è Il silenzio dell'erba, ma riprende un personaggio, una direttrice di giornale, Elsa Guidi, anche Silvia Volpi fa la giornalista, del Tirreno, caporedattore? No, sono nella segreteria di redazione. Della segreteria della direzione del Tirreno. Manteniamo i ranghi, i gradi di un paese come questo, guai a toccare i ruoli. E l'altro libro si intitolava Attenzione, corri, alzati e corri, direttore. Esatto. Perché era impernato su una figura femminile, una direttrice di giornali. È un personaggio che quando lei l'ha lanciato nel romanzo non erano tanto di moda, insomma, erano anche mosche rare. Poi ultimamente c'è stata un'inflazione televisiva e ora non vogliamo toccare la concorrenza, abbiamo avuto una gradita ospite al festival la settimana scorsa di direttrici di giornali e quindi è una professione che anche le donne salgono e assurgono anche a livello di giornali, e quindi Elsa Guidi guida a Pisa un giornale ipotetico, La Piazza, però possiamo anche, visto cosa esce nelle province toscane più o meno, ci possiamo immaginare a quale giornale ci si riferisca, per la parte tirrenica ovviamente, parlando di Pisa. E una gentile signora con marito, figli e con tutto quello che comporta, diciamo, l'avere una famiglia con figli abbastanza grandi, quindi con i vari problemi adolescenziali che si ritrovano, ma nel contempo c'è da dirigere anche un giornale. E la nostra storia inizia appunto, lei è una fanatica, cioè trova un momento di sollievo nella mattina nell'alzarsi abbastanza presto e correre per le viali, per correre per Pisa. Una volta scaricatasi in questo senso, poi va al giornale e trova le incombenze delle quali poi magari ne parleremo via via. La storia comunque inizia più o meno con la scomparsa di un ragazzo, di uno studente, e nello stesso tempo con il ritrovamento anche del cadavere di una donna in una zona nell'immediata periferia. E su questo la giornata quindi comincia molto tosta e molto intensa, e su questo poi si svilupperà un po' la storia. E con me ovviamente in redazione, in trasmissione, Maurizio Cori. Una cosa buffa oggi, poi parliamo di giornale e di giornalisti, i due che mi fanno corona sono entrambi giornalisti. Silvia a tutti ancora in pieno attività. Sì, certo. Maurizio idem, perché fa tante cose legate ai giornali, anche se non mi pare ha lasciato un po' la carta stampata. Sì, diciamo che siamo passati un po' più al web e alla TV, ecco. Io ho dei ricordi di gioventù, ma comunque è una cosa che ho fatto anche io, per cui stranamente tre persone sentendo i giornali di scrittura e che parlano una storia che, ecco, una storia fin dove reale, fin dove, perché oggi poi non si capisce più quali sono le fiction e quali sono le realtà, anche perché tutto sommato anche quello è vero a volte viene fatto passare per fake news o per fiction, quindi effettivamente è un po' difficile capire, stabilire qual è il confine. Scrivendo i gialli di Elsa Guidi e di Morotti, quindi ambientati in un giornale, nella dimensione più che altro di un giornale, potrei dire che si pesca dalla realtà, si pesca dalla cronaca, dalle notizie per tirar fuori un caso, no?
E a volte non è solo per il caso principale, è poi per una serie di vicende, di modalità, di dinamiche che appunto probabilmente nascono dietro al lavoro del giornale. I protagonisti, Elsa Guidi e il suo cronista e Tommaso Morotti, hanno, come dire, da portare la loro verità sul caso, una verità possibilmente ogni giorno al lettore, e lo fanno però con grande chiarezza, con grande onestà, direi, quindi senza strizzare l'occhio a cose, come dicevi, la fiction o i meccanismi necessari per renderla credibile. Si parte da cose abbastanza reali. È una città che è possibile, che è Pisa, sono vicende familiari, legami familiari che sono assolutamente possibili, l'ambientazione è a oggi, quindi direi siamo nel verosimile, ecco, nel verosimile. Naturalmente poi interviene il processo narrativo, la necessità di raccontare al lettore un giallo, e quindi spero di aver messo gli ingredienti da autrice necessari e sufficienti per far essere la storia sempre in divenire, e quindi interessante fino a scoprire come va a finire. Maurizio? Sì, direi che tu riesci anche a far conoscere quella che è la vita all'interno di una redazione, perché è un microcosmo con tutta una serie di dinamiche, di rapporti, di relazioni, di convivenze che a volte possono anche non essere facili. È vero, possono non essere facili perché lo è praticamente la vita nostra di tutti i giorni, di nuovo una realtà, no? Sia lavorativa che anche personale. La protagonista è la direttrice del giornale, è comunque una donna che tende a fare squadra, a tirare su il più giovane, in questo caso Morotti, ma perché rappresenta, come dire, una generazione di giovanissimi, però anche gli altri, è una donna che comunque include, è di movimento, ma è di movimento anche sul lavoro. Dopodiché le squadre sono fatte di allenatori e di allenatrici, e poi sono fatte anche un po' di casi, no? Di un po' di fatalità o di cose così, e allora lì entra in gioco quanto si può spingere chi scrive a ornare il racconto con la vita altra, e quindi ecco la famiglia, ecco le passioni, ecco gli innamoramenti, ci sono insomma dei momenti anche molto così sottili, romantici, vogliamo un po' sentimentali, e invece altri molto più duri, perché questa è una storia che affronta legami familiari importanti e quindi a volte affonda un po' in vicende drammatiche, insomma dà risvolto un pochino drammatico, quindi si ride, si scherza, ma a volte anche no, ecco, e la vita vera credo che, come dici, sono i rapporti della vita vera sono questi, che a volte funzionano, a volte vanno fatti funzionare. Ecco, e questo direi anche la cosa più interessante, cioè tu fai vedere quello che è il lavoro di chi si deve confrontare con la realtà esterna, riuscire a cogliere le sensazioni, le emozioni e riportarle sul giornale. Quindi questo è un servizio che poi uno fa anche alla comunità. La speranza è che ci si trovi anche qualche spunto per capire meglio come funziona il lavoro del giornalista, in questo caso della cronaca nera, e un lavoro di coordinamento, cioè come si passa dalla notizia raccolta per strada, un successo, ma da un fatto successo, andare al lettore nel web, sulla carta, in tutti i canali possibili di oggi. E in questi passaggi ci stanno i personaggi di questo romanzo, quindi ci sta Elsa Guidi, Tommaso Morotti, ci stanno tutta il vice direttore, che è un personaggio a cui io sono molto affezionata, cioè là dentro ci si mettono tutti, uomini, donne, più giovani, meno giovani, e in sostanza affettano la giornata, le varie notizie, le varie componenti, e poi ne fanno un pezzo, un titolo, un passaggio, un post sui social, e raccontano che cosa succede. In questo caso il tentativo è di farne un po' alla volta, ma con un certo ritmo, perché il lettore se ne voglia andare a vedere com'è finito il prima possibile, insomma, portandosi dietro molto 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 sentimento, perché il sentimento non è solo quello dei legami a due, dei legami sentimentali così come intendiamo, ma è anche il sentimento
dicevamo, del lavoro, per una passione personale, di una famiglia che a casa ci sta aspettando, e siamo fatti, no? di tanti sentimenti e di tante passioni. Mi piacerebbe che dentro a questi personaggi ne uscisse fuori un po', il lettore si sentisse in qualche maniera sostenuto, perché poi è la dimensione di ciascuno di noi, a prescindere dal tipo di lavoro che facciamo. Il romanzo è, essenzialmente ai connotati del giallo, perché c'è una storia, abbiamo iniziato appunto con un cadavere, e poi c'è questo ragazzo che scompare, e piano piano la direttrice, diciamo, per impostazione mentale è più preoccupata, è anche madre lei, quindi è più preoccupata della scomparsa di questo giovanotto. E soltanto che a un certo momento, quando verrà data notizia che la donna trovata morta è stata uccisa, allora anche questo caso comincia a diventare ancora più importante. E quindi c'è tutta una trama da seguire, una storia da seguire, per vedere cosa è successo. Però, diciamo, uno dei pregi di questo romanzo è quello di presentarci diversi e vari e svariati personaggi, ovviamente le due figure centrali, già rammentate lei, la Elsa Guidi e Morotti, sono quelli forse di maggior rilevanza, anche perché sono quelli un po' poi che tirano le file del racconto, che gira un po' intorno a loro. Però questa è un po' anche la tendenza che ormai si ravvisa nel giallo moderno, e di raccontare tante storie che poi confluiscono in una storia centrale, ma che però evidentemente danno un po' vari spazi. Ecco, tanti personaggi, tanti caratteri, forse non c'è nessuno che spicca particolarmente, cioè una parte, diciamo, fa parte già, l'avevamo già conosciuta nella prima avventura. D'altra parte ci sono delle new entry legate alla vicenda specifica che poi noi andiamo a vedere. Ma nel complesso, come mai oggi ci si sta avviando sempre più al giallo corale? Prima, fino a qualche anno fa, i gialli c'era Maigret, Filovance, Luca D'Alberti, investigatore, quindi era imprenato su lui, gli altri sì, ma era Corona tutto sommato. Forse la televisione ha cominciato a allargare certi orizzonti per ragioni anche di dare spazio, e non si può fare una fiction su un solo elemento. Nei romanzi vedo, ecco, come si fa a trovare un equilibrio in una storia del genere? Allora, come si fa a trovare un equilibrio? Diciamo che si prova e si fa un tentativo, poi è il lettore che si deve divertire. Di sicuro credo che vada cercato. Per esempio, io quando scrivo, una volta stabilito il protagonista, o in questo caso la protagonista, ha un bel comprimario, tant'è che Nel silenzio dell'erba sono anche in copertina Guidi e Morotti, tendo a cercare di definirli, raccontarli al lettore attraverso le loro vite, ma a fargli incrociare il prima possibile tutta una serie di personaggi che poi fanno la nostra vita reale. Noi siamo fatti di incontri, di comparse, di amicizie, di amori, e non trovo possibile che la protagonista, in questo caso, o i protagonisti di un romanzo possano spiccare così tanto da adombrare eventualmente il resto del mondo. Mi piace molto di più che sia vissuto, ed è vissuto poco, tanto, ecco, dicevamo, la ricerca dell'equilibrio, poi ci si prova, speriamo di trovarla, però è necessario, si deve creare un'ambientazione che è fatta di persone, non solo di luoghi, non solo di dimensione territoriale, ma è fatta di persone, quindi dietro a quelle persone che cosa c'è? C'è un po' della loro vita, si tratterà di stabilire quanto a seconda dell'importanza all'interno della storia. E ci sono alcuni personaggi che si trovano anche in questo secondo romanzo, altri che, appunto, dicevi, arrivano nuovi perché aiutano allo svolgimento del caso, a sviluppare questa storia. Sì. Ma direi che, siccome il tempo della prima parte sta per finire,
Quindi una lettura per dare anche un saggio di quello che è il libro di Silvia, la rimandiamo alla seconda parte e a questo punto restituiamo la parola alla regia per lo stacco e a tra poco siamo ancora qui. E sì. Allora la parola a Maurizio Gori con una lettura tratta da Il silenzio dell'erba di Silvia Volpi. A metà mattina il Lungarno è poco trafficato dalle auto, ma non mancano scooter di varie dimensioni e turisti di tutto il pianeta. Shorts, canotte, cappellini riempiono marciapiedi. Telefonini puntati su ogni angolo per fotografare i colori di Pisa, che alla fine di maggio sono forti e decisi. Il fiume d'acqua che attraversa la città è un catalizzatore di luce e un diffusore di tinte, dal giallo chiaro al marrone della terra, passando per tocchi rossastri e fino all'azzurro in tutte le sfumature. Dal terrazzo dell'ufficio della direttora, l'Arno e i palazzi intorno danno una prospettiva nobile ai pensieri. Elsa dallassù si sente vicina al midollo delle cose e assai forte per poterle raccontare ai suoi lettori. Il toc toc sulla porta la fa voltare di scatto. Tommaso Morotti ha il fisico di un atleta, lo sguardo sveglio e un curriculum da livornese certificato. Esperto di pesca in mare, conoscitore delle migliori scogliere in cui appartarsi con le fidanzate, preferibilmente calciatore ma anche appassionato di basket, pilota pluripremiato di scooter 50 con i fermi mandati a puttane e la marmitta ritoccata. In testa un'unica certezza, il giornalismo, specialmente quello di cronaca nera. Alla piazza è per tutti il Moro. Visto direttore, sul web il ragazzo scomparso sta andando alla grande. Che sai di nuovo? 17 anni, istituto professionale, nel pomeriggio si è fermato a giocare a calcio in un campetto di Pisanova. Poi ha detto che sarebbe andato da un cugino a giocare alla PlayStation. Invece? La guida appoggia il verde degli occhi in mezzo al viso del cronista. Pare che non abbia un cugino e non è tornato a casa. Morotti fa sì con il capo. In preda a un crampo sotto lo sterno, la direttora cerca un'espressione che sia la più asettica possibile. È esattamente quel tipo di preoccupazione che la fa abbarbicare alla notizia, a scegliere oltre quale ostacolo provare a gettare la sua forza di giornalista investigativa. Perché ci saranno una madre e un padre ad aspettarlo con il cuore a pezzi, ragiona fra sé. Se mi porti una bella storia, potrei anche approvarti il piano ferie che hai presentato l'altro giorno. Elsa studia la consistenza dello smalto delle unghie. Grazie, direttore, faccio del mio meglio. Dov'è che vorresti andare? In vacanza, dico. Tommaso smette di respirare. A Mykonos. Bel posto. Allora vedi di darti da fare con il ragazzo che non si trova. Aspetta che il cronista esca dalla stanza e si alza dalla seggiolona rossa proprio mentre la sua segretaria compare sulla porta. L'accoglie senza sorriso. Non so ancora nulla della mia vita di oggi pomeriggio. Quante rotture di scatole sono previste, cara? Paola Domenicali, Angelo Custode, beata prossima alla santificazione per l'impegno profuso in oltre 2 anni di assistente tuttofare, confidente eppure svuotatasche di Elsa Guidi, sorride per mascherare la mancanza di una risposta puntuale. Gira 180 e affretta il passo verso il suo ufficio. Dribbla le sedie per gli ospiti, si scontra con lo spigolo della scrivania e atterra di natiche sul tessuto marrone della sedia girevole. Clicca sull'agenda della direttora, zoom sul mercoledì e via con l'elenco degli appuntamenti del pomeriggio. Ecco, quanto è facile o difficile riprodurre un ambiente di lavoro, perché magari con le immagini uno... perché te poi in pochi tocchi ti riesci... E in questo caso siamo nella parte seria, tra virgolette, perché insomma tu devi riprodurre. Poi sono delle parti facilitate anche dai nostri idiomi, da una certa leggerezza anche nel raccontare le cose. E ecco, da dove parti te per raccontare? Allora, la partenza di solito è dove succede il caso, cioè dove succede il passaggio
clou della storia che devo raccontare, è proprio il territorio. E c'è all'inizio uno studio dei sopralluoghi, quasi degli appostamenti direi, per vedere come si muove quel posto rispetto a quello che io voglio raccontare. Naturalmente lo faccio dopo aver immaginato, perché la visione è subito abbastanza globale, dopo aver immaginato quello che succederà. Allora cerco di metterlo in un territorio. In questo caso, dato che i protagonisti sono dei giornalisti e fanno un giornale, tutto quello che c'è dietro alla loro professione, quindi lo sfondo, ecco, quello che fa da sfondo alle loro storie lavorative è abbastanza pescato da una vita vera. Comunque la mia vita lavorativa è da tanto tempo nei giornali e quindi quella viene fuori probabilmente a mano, invece il caso me lo vado a posizionare, e quindi in questo caso siamo anche alle porte di Pisa, siamo fuori dalla città, e quindi i protagonisti si muovono Lungarno, si muovono nei palazzi, intorno ai palazzi di Pisa, non lontano dalla Piazza dei Miracoli, e poi il fatto comincia a succedere fuori. È bello quel momento, quei momenti, quelle giornate passate a studiare i luoghi, perché poi i luoghi parlano. E allora parlano attraverso i movimenti delle persone, attraverso il loro sentire, no? E a me piace tantissimo quello lì. E poi da là la storia comincia a farsi, ma la mia visione è già abbastanza definita, abbastanza globale. Ecco, visto che siamo tutte e tre più o meno, voi avete ancora a che fare al giornale, io ci ho avuto a che fare, e comunque mi diverto ancora a scrivere. Ma io ho più su delle recensioni e forse sono quelle un po' più noiose dal punto di vista concettuale. E però, vabbè, la recensione segue la critica letteraria, cose seguono altri schemi. Quanto aiuta aver fatto o fare il giornalista nello scrivere un romanzo? Silvia? Allora, credo che non aiuti. Non aiuta e neanche forse penalizza, semplicemente sono due registri differenti. Trovo che scrivere di narrativa, in questo caso giallo, ma in generale, non abbia necessità di un background da giornalista. È una tecnica che richiede molto più lavoro davvero di precisione, di pratica, di alleggerimento. Ecco, forse nell'alleggerimento la scrittura giornalistica e quella narrativa si incontrano, cioè quando c'è bisogno di togliere, no? Però sono due modalità differenti. I tempi, assolutamente diversi. Io quello che invece trovo possa aiutare è la capacità di guardare, di osservare il mondo e quello che avviene e le persone. Ecco, questa sì è una pratica che si allena molto con il giornale, perché significa ogni volta andare a guardare che cosa è stato, che cosa è successo a quella persona, perché proprio in quel momento, dove si trovava, con quali persone aveva a che fare, come è maturata una certa faccenda e come andrà avanti, soprattutto nei giorni, perché non è che una notizia si esaurisce, no, in mezzo secondo. La sua formazione, la sua maturazione. E quindi ecco, nei tempi si è diversi, nei tempi di scrittura assolutamente diversi, il testo del sito, della carta, hanno tempi brevissimi, il tempo della narrativa, del racconto, del romanzo è molto più non lento, ha proprio un passo diverso, più corposo, a volte un po' più sofferente. Quello del giornale è immediato, mi deve agganciare con alcune parole, l'altro invece posso costruirlo. Sono differenti, per me affascinanti tutti e due. Questo della narrativa è un terreno che mi piace praticare, così tanto. Anche perché permette, come tu stavi dicendo te, di fare delle cose che sul giornale non c'è lo spazio, insomma. Ecco, certo. Tutto al più si può pubblicare, come vengono fatti a volte, dei racconti brevi. Però, ecco, la possibilità di scrivere, di approfondire, forse, come qualche tuo collega ci ha già detto, di affrontare questioni che a volte sul giornale non si possono affrontare e andare un pochino più nel profondo di certe questioni. Alcune che non si possono affrontare, ma soprattutto si può pescare, ma proprio abbondantemente, nella fantasia, l'immaginazione, il tentativo di
far esistere un mondo che non esiste. Quello del giornale parte proprio da un presupposto opposto, quindi la realtà, l'oggettività, quello che è successo, poter tradurre in poche, in tante parole quello che è capitato, chi e che cosa. Nel romanzo abbiamo davvero un respiro diverso, la possibilità di dirlo in altro modo, si va più a fondo, ma si possono abbracciare binari che nella informazione non sono né possibili né immaginabili, non solo per diverse questioni, ecco. Questo sì, il romanzo dà la possibilità alla scrittura davvero di fare dei percorsi, a volte è proprio vero quello che diciamo anche con altri scrittori, dei percorsi inimmaginati anche da chi sta scrivendo, ovvero che cominci, hai tutto abbastanza ben chiaro e poi la scrittura fa di più, riesce a andare oltre a quello che era stato previsto e ti chiede anche, ecco che è un bel passo quello della narrativa, mi piace molto. E questa cosa qui l'abbiamo già sentita molte volte, cioè i sì. personaggi che poi in qualche maniera, alcuni usano questo termine, ti prendono la mano e ti portano dove vogliano loro. Si prendono spazio e saperli ascoltare e trovare un equilibrio, come dicevi prima Giuseppe, trovare l'equilibrio tra la loro dimensione, la necessità che si esprimano, ma d'altra parte tenere un passo nella storia che sia compatibile con la lettura e con le esigenze del lettore, a volte può non essere semplice, ma invece i personaggi aiutano. Sono davvero, se si sanno ascoltare, insomma, riescono a dire molto. A me a volte me ne meraviglio, non è una cosa così aleatoria, così... È abbastanza vero, si sta in certi momenti della stesura, specialmente di un testo lungo, si sta così vicini a questi che stanno agendo nella storia che, insomma, se si ascoltano dicono, ecco. Quanto un romanzo del genere, cioè creare una serie e portarla avanti, quanto tempo ti richiede di ricerca o di riferimento? Cioè è una storia che poi... Un tempo, 20 anni fa, 15 anni fa, andava di moda la scaletta, poi le scalette sono un po' scomparse. Molti, sì, come diceva prima Maurizio, ma anche te, dice il personaggio poi che finisce per impulsi e prende la mano. Ma nel caso tuo? Dunque, c'è un bel momento di ricerca e di approfondimento delle storie che si vogliono raccontare. In queste, per esempio, nella serie di Elsa Guidi e di Morotti è stato così sia per il primo che per il secondo. C'è un bel momento di ricerca dove più che altro si deve anche mettere a fuoco chi fa cosa. E non è così immediato, non è così teorico, cioè ci si deve approfondire, quindi si devono studiare i posti, si deve studiare il meccanismo, eventualmente alcune dimensioni che sono proprie del personaggio e quindi vanno imparate, vanno praticate. E poi una volta messo a punto questo, la stesura dipende da una serie di fattori, cioè per esempio nel mio caso un periodo di prima stesura e poi un altro periodo di revisione, di messa a punto, di approfondimento, cioè può essere anche molto lungo, sicuramente di più mesi, ma va a tappe, ogni tappa ha il suo peso e non si può dire in 10 giorni o in un mese e mezzo, perché dipende da una serie di fattori. Senz'altro è forse più veloce, diciamo, la prima stesura, il primo momento, e poi tutto il lavoro di rifinitura, di messa a punto, è quello forse più lungo. La prima parte, invece, prima che tutto nasca, è enormemente, nemmeno creativa, evocativa, cioè ti aspetti un mondo, tutto sta per cominciare, ecco, quel momento là mi piace tanto, e poi scriverla. Ecco, quanto ti ci è voluto per questo libro? Questo è venuto con, forse proprio dall'inizio alla fine, un po' meno di un anno, direi, sì, dall'inizio della, proprio io parlo della scrittura e della fine, un po' meno di un anno. Poi c'è stata questa
questo arrivo di Kobo, appunto, che stava cercando i titoli per lanciare i Kobo Originals, quindi i titoli originali dell'editore, e il giallo di Guidi e Morotti è sembrato una cosa interessante, quindi è proprio tra i primi original del Kobo in Italia questo titolo, e è stato un bel modo, insomma, di far girare questa storia sia in audiolibro che in ebook. Ecco, su questo ci torneremo poi. Sì, no, perché vedo il tempo sta. Perché ha una particolarità, infatti, questo libro, che non è cartaceo, è in ebook, è in audiolibro, e l'editore è un editore internazionale che da ora è diventato anche editore, quindi c'è una piattaforma dove i libri si acquistano in ebook e in audiolibro. Per me l'audiolibro è stata una scoperta, tra l'altro è letto da Angela Ricciardi, ed è un'attrice che legge molto, molto bene Il silenzio dell'erba. Mi è piaciuto ascoltarlo la prima volta, non ho mai ascoltato un mio romanzo, e quindi sentirlo... Quindi quando la cosa colpisce, ti fermiamo un attimo, perché siamo andati oltre il tempo nostro. La parola alla regia. No, appunto, volevamo tornare sul discorso degli ebook, degli audiolibri, sì, eccetera, eccetera. Qualcosa si è già detto. Ultimamente però si sta notando che è un mercato che è quasi rifiorito, perché un paio d'anni fa, non so se forse si è legato al discorso dell'avere tenuto la gente a casa per tanto tempo, e quindi magari molti hanno cominciato, ma non credo sia nemmeno quello, perché le consegne poi alla fine avvenivano, è uno dei settori, tra i tanti settori penalizzati, forse le librerie poi non è stato penalizzato al 100%, e si è notato anche nelle settimanali classifiche di vendita dei libri, c'è anche delle classifiche che riguardano gli ebook e gli audiolibri e tutto quello che gira attorno a questo, che c'è stato un discreto movimento, e anche vari autori che, partiti dalle book, poi sono arrivati anche, alcuni abbiamo ospitato anche qui, se ne è già parlato. E, ecco, quanto aiuta questo tipo di mercato o di vendita rispetto alla tradizionale vendita in libreria? Io direi che più che aiutare è una aggiunta al mercato tradizionale. Noi oggi abbiamo la possibilità di leggere su carta, sugli e-reader, quindi in ebook, e anche ascoltarli i libri, no? Io trovo che questo sia un bel momento per chi ama leggere, per chi vuole ascoltare storie, per chi vuole stare dentro ai romanzi, per chi vuole conoscere nuovi personaggi. Trovo che sia un bel momento perché... Io, per esempio, leggo in tutti i formati, e quindi ho il mio libro di carta, ho il momento con l'e-reader nella borsa, e quindi so che ho i miei romanzi dietro. Quando sono in macchina, piuttosto che a fare altro, ho le cuffiette e ascolto il libro. E vorrei che non mi fosse tolto nulla, quindi né la carta, né l'audiolibro, né l'ebook. Trovo che siano risorse che si aggiungono, possibilità nuove per chi ama la lettura e i romanzi. Scrivendo, devo dire che pure sono altri canali, quindi ora in questo caso la prima storia di Elsa Guidi era anche di carta, anche in ebook, questo è solo digitale, quindi ebook e audiolibro, e mi è piaciuto anche provare questa esperienza. Devo dire che comunque si va ai lettori con tutte le possibilità che abbiamo oggi, cioè non toglierei, no? Quando c'è la fatidica domanda, ma è meglio così o è meglio cos'ha? È meglio che ci sia la possibilità di leggere, è meglio che ci sia la possibilità di stare fra le storie, è meglio che ci sia la possibilità di avere personaggi sempre a disposizione. Ecco, questo piace molto, spero che troviamo poi un equilibrio giusto, ma soprattutto che sia tutto sostenibile, questo sarebbe nello scenario ideale, chissà. Poi comunque, quanto a quello che dicevi, che si stanno vedendo dei movimenti del digitale, almeno i dati dicono che negli ultimi 2 anni in effetti sarà stata la pandemia o non so che cosa, però in effetti i numeri sono un po' cresciuti, ecco, e quindi siamo passati, insomma. E poi quello che colpisce anche, in alcuni casi le buche o che per esso ha aiutato l'autore a, diciamo,
a primeggiare poi anche, lo se ne ha avuti alcuni esempi molto recenti, non facciamo nulla perché ovviamente non rientra nella trasmissione, però sono cose che avvengono. E quindi c'è anche un travaso poi nel lettore tradizionale che passa indifferentemente da una forma all'altra, tutto sommato. Io credo di sì, che alla fine ci sia proprio un travaso, non so, ma quantomeno uno scambio. Uno ecco. Scambio, sì. Probabilmente uno scambio, perché alla fine il lettore può metterci del tempo, non lo so, può fare prima o dopo, ci sono generazioni diverse, ora il discorso è molto più ampio, si potrebbe argomentare assai meglio. Tuttavia, stringendo molto, mi viene da dire che questo passaggio dall'uno all'altro formato credo che vada abbracciato un po' come il tempo di oggi, le possibilità di oggi. Non togliamocele, casomai aggiungiamo, ecco, cerchiamo di renderle sostenibili. Questo sono tante poi le parti in causa, no? Sono da lettore, da lettrice, mi piace averli tutti, cioè io non rinuncio alla carta, non rinuncio alle cuffiette, ho i miei romanzi già avviati che voglio ascoltare. E poi so che dentro al mio e-reader c'è tutto il mio, capito? Quindi non ci rinuncerei, spero che non mi si chieda di rinunciare a qualcosa. E nei libri, quelli che scrivo, mi piace che siano di carta, mi piace che siano digitali. Io credo che forse dobbiamo anche impararci a stare da lettori e da autori. Ecco, probabilmente dobbiamo impararci a stare, come tutte le cose, abbiamo bisogno di un pochino di tempo e di molto, molta pratica, ma il molto nel tempo di oggi potrebbe essere brevissimo, chissà, abbiamo visto delle cose succedere in pochissimo tempo e altre invece maturare più con calma. Ecco, tu hai due romanzi con il protagonista Elsa Guidi, però la tua partecipazione al mondo degli scrittori è iniziata ancora prima. Sì, è cominciata prima con un romanzo che è uscito alcuni anni fa con un editore romano, Edilet, un piccolo editore, un medio editore che però aveva creduto, stava lanciando una collana di narrativa, aveva creduto in questa storia, a me piaceva molto, era un romanzo diverso, non era di genere, non era un giallo, che raccontava una generazione che si affacciava al mondo adulto e quindi diciamo è stata la prima prova pensata e lavorata di scrittura. Si è intitolato Sabato pomeriggio ed è uscito. Diciamo che da lì poi la cosa non si è fermata perché ho capito che io e la narrativa avevamo altro da fare e allora ci ho provato sempre molto più seriamente, quindi studiando, provando e alla fine poi è arrivato l'editore Mondadori, poi è arrivato Cobo, cioè sono arrivati gli editori professionisti e allora cerco di, come dire, di innamorarmi sempre di più di questa cosa sto scrivendo anche ora e quindi spero che i lettori poi in qualche maniera si divertano anche con altro. Nella maniera di affrontare gli argomenti c'è una cosa che mi ha colpito in un certo momento, più all'inizio, poi la storia prende un suo cammino, eccetera. C'è un po' tipo una lezione deontologica che la direttrice fa al suo cronista preferito, tra virgolette, nel senso che lei se l'è un po' tirata su e lo sta tirando su. A parte la cosa abbastanza buffa del giornale esce a Pisa, il cronista è livornese, per cui si ritorna sempre un po' alla famosa lotta campanile tra Pisa e Livorno, e quindi questo è un po' è una delle tante cose che figurano nel libro, che ricorda appunto tante cose. Il parlare dei minori nella cronaca, perché lei all'inizio, quando lui vuole mettere un qualche cosa, lei dice piano, ricordiamoci, sta parlando di un minorenne, io stringo, certo, e sintetizzo, però il senso è questo. Sì. Ecco, che questo quindi tu riporti poi ovviamente sul romanzo quello che poi, diciamo, è quello che avviene anche nella realtà. Sì, in questo caso sì, Elsa Guidi dice al suo cronista che appunto trattandosi della sparizione di un minore doveva usare tutte le cautele, tutte le attenzioni perché uscisse sul giornale e sul web tutto quello che era corretto che uscisse. Elsa è una madre, quindi al di là della professionista è comunque un argomento quello dei minori, dei ragazzini,
che la prende molto, no? E che le sta molto a cuore e che vuole che la sua redazione lo tratti in maniera corretta. Devo dire invece da Silvia, cioè nella vita vera, è un argomento quello dei minori e delle notizie e della informazione che riguarda i giovanissimi che mi piace trattare davvero con i guanti bianchi, con grande cura, perché sono argomenti a prescindere di tutti noi, no? Avere la responsabilità di scrivere, di pubblicare, insomma, è davvero un bel peso, quindi si deve conoscere, si deve praticare nella maniera corretta. Ma al di là di questo, la faccenda dei minorenni ci impone anche nella vita vera una attenzione di livello gold. Il Saguidi lo fa con la sua cifra, con il suo stile. In questo caso, siccome è un'appassionata dei legami familiari e dei crimini, chissà che questa volta le due faccende non la facciano un po' mettere al lavoro su una cosa che riguarda sia questo e sia quello. E siccome deve andarlo a raccontare ai lettori, siccome ha il sito del giornale, siccome ha un sacco di canali con cui raccontare, pretende dai suoi davvero tutte le cure del caso. Pisa è redattore livornese. Ecco, nel futuro, se c'è ancora un futuro, ci auguriamo per la tua protagonista, pensi anche qualche trasferta rispetto a Pisa? Sì, io penso qualche trasferta, ma soprattutto perché me l'hanno chiesto ogni tanto i lettori e mi dicono: e poi dove va? E poi dove va? Io, francamente, scrivendo non me l'ero posto questo problema di dove potesse andare, però quando poi ho cominciato a sentirmelo chiedere ho pensato che forse sì, volevano vederlo, e poi era anche Elsa forse. E allora ho immaginato che si possa muovere. Naturalmente la piazza è Pisa, comunque c'è sempre un riferimento a questa città, qualcosa più di un riferimento, però si fa esperienza. Nella vita comunque di chi deve raccontare le storie, le notizie, è semplice immaginare che ci si possa spostare, no? Ci si sposta sia fisicamente, mi sa che potrebbero farlo, e ci si sposta anche sul web, insomma, su internet, si muovono in diversi modi. Io ho immaginato che cosa può succedere in un altro caso, in un'altra volta. Mi piace pensare che il Saguidi sia anche una serie, una miniserie. Ora sono due storie, mi piacerebbe che ce ne fosse un'altra. E poi non solo quella, perché c'è anche, ecco, c'è anche altro. Cioè, che cosa c'è? Questa è l'altra domanda. Che cosa c'è in cantiere? E c'è una nuova storia, e c'è un nuovo modo di affrontare un romanzo e finito, e mi piace, insomma, praticamente finito, almeno il mio primo lavoro, e direi che sono soddisfatta. Non dico molto, perché mi piace che le cose abbiano prima una loro dimensione riconosciuta per poterne parlare, però è stato un lavoro di scrittura, ecco, stimolante. Mi piace. Sei uscita dal genere o sei rimasta nel genere? Spero che prenda corpo, che faccia tutte le sue strade e poi che vada ai lettori in qualche maniera. Insomma, la parte della scrittura è quella che mi piace portare a termine. Non è già abbastanza avanti, molto avanti, sì. Oggi la categoria dei giornalisti ha avuto un forte ritorno di interesse. Probabilmente i giornalisti, noi ovviamente intendiamo sia della carta stampata che quelli di tutto il mondo televisivo, eccetera, eccetera. E ultimamente, finalmente, con le ultime storie di guerra, abbiamo ritrovato anche categorie che speravamo scomparse, nel senso, per l'argomento che devono trattare. Scomparsi non sono mai scomparsi, che hanno sempre operato, ma per esempio gli inviati di guerra, eccetera, eccetera, di cui come argomento ne faremmo anche a meno, ma esistono. Si parla molto di crisi di giornali, e te, nelle tante cose che tra un passo e l'altro dei protagonisti inserisci, e ci sono molti colloqui della direttora con l'amministratore del giornale, ecco, com'è da un punto di vista reale, tutto sommato, queste crisi, se verranno superate, o effettivamente
è un mondo che speriamo di no, perché la notizia, tutto quello che viene detto è fatto e nell'interesse, e la notizia ci vuole sempre, perché un mondo senza notizie non sarebbe, che se non siano bello o brutto le notizie devono essere riportate, il che è diverso, poi il bello e il brutto viene dopo, e anche perché poi vedo ognuno le intercettate, tanti le fa, cioè, gli interessa la notizia, sparano, e questo succede più al giornale, è molto più difficile. Ecco, ma com'è la situazione reale attualmente? Allora, è una situazione che viene da momenti, da anni di grandi cambiamenti, no? Che ha visto passare la carta verso il digitale, verso il web, quindi tutto un modo differente di arrivare ai lettori, di canali di diffusione delle notizie che sono moltiplicati, i tempi che si sono modificati, cioè noi veniamo davvero, probabilmente ci siamo ancora dentro, ma insomma veniamo da anni di grande trasformazione. E come tutte le trasformazioni, qualche scossone è da mettere nel conto, riguarda molti, molti ambienti lavorativi, non è solo quello del giornalismo. Tuttavia, io ritengo che la notizia, l'informazione, la possibilità che ci sia il filtro dello sguardo, della lettura e la traduzione per farne qualcosa di fruibile a tutti sia necessario, ed è l'anima, no? Una delle anime del fare giornalismo, e quindi quello sguardo, quella professionalità, io credo che debba solo trovare anche piccole nuove vesti, piccoli nuovi canali oppure grandi, ma insomma avrà la sua strada, sicuramente ce l'ha anche ora, anzi ce n'ha molta, e quindi mi auguro che presto trovi anche un bel momento, un altro bel momento, ma insomma non sono fra quelli che pensano che un bel momento non ce l'abbia mai avuto, ci sono altre questioni forse, non proprio del giornalismo in sé. Ecco. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo incontro, noi ringraziamo Silvia Volpi per essere stata qui con noi, auguriamo una buona lettura ai nostri telespettatori, e a questo punto, rinnovando gli auguri anche di buona Pasqua, come ha già fatto Giuseppe, vi ringraziamo di essere stati con noi e al prossimo appuntamento. Buona serata e buon proseguimento con le trasmissioni di TVL. Grazie. Buona serata a tutti.